Presidente, signor rappresentante del Governo, mi rendo conto che quando si discutono mozioni di questa natura si rischia di accavallare le posizioni e di determinare forse anche qualche incomprensione. Io, signor Sottosegretario, accolgo volentieri le osservazioni e l'invito alla riformulazione che lei ha indicato con il suo parere, anche se mi permetto di evidenziare che il tema della moratoria sul bail-in è stato richiamato dal governatore della Banca d'Italia nel recente Forex, quando ha parlato di una fase di transizione e del fatto che il passaggio che è avvenuto in sede europea non ha tenuto conto di quello che sarebbe potuto capitare, che poi purtroppo è capitato. Io penso delle cose molto semplici. Penso che l'impegno a costruire un'Unione Europea dei mercati dei capitali è sicuramente un passo in avanti, ma manca il completamento dell'Unione Bancaria, cioè la garanzia comune dei depositi, che realizzerebbe così un loro mercato unico a parità di giurisdizione. La Germania sbaglia a frenare perché lo scricchiolio di questi giorni non l'ha tenuta fuori. Quello che è accaduto su Deutsche Bank, che in generale potrebbe riguardare il sistema bancario delle strutture popolari dei lender, mi fa intendere che sbaglia a considerare questo come un elemento, diciamo, superfluo. Perché questo invece è il cuore del problema ed è su questo che si basa il nervosismo dei mercati finanziari. Ovviamente io credo che un'operazione di questo genere, capisco la sua prudenza, ma bisogna avere la consapevolezza che questo percorso va fatto procedere in parallelo, da un lato, la condivisione del rischio, cioè la garanzia europea sui depositi, e dall'altro la riduzione del rischio, cioè come rendere più solidi i sistemi bancari nazionali. Ma le due cose sono strettamente collegate tra di loro, non si tratta di fare delle fughe in avanti. Ed è questo lo spazio che va ricercato in sede europea, anche per chiudere così la forbice che si è aperta al momento dell'impostazione del bail-in tra il mantenimento della stabilità finanziaria e la prevenzione dei comportamenti opportunistici, chiamiamoli così, i comportamenti dei mercati finanziari. Ora, se il peso della bilancia è andato prevalentemente sul contrasto ai comportamenti opportunistici, dovremmo chiederci come mai questi comportamenti opportunistici si sono manifestati con una tale virulenza. Vuol dire che essi possono essere contrastati se si affronta in radice il problema della credibilità dell'Europa, che oggi passa attraverso il completamento e l'attuazione di un sistema bancario unitario che ha come presupposto la garanzia comune sui depositi. Questo è il senso, signor Sottosegretario, che noi con la nostra mozione molto semplice attribuiamo alla condivisione della filosofia del bail-in, ma mettevamo in evidenza sul fatto che la sua concreta applicazione andasse tarata in modo tale che le azioni necessarie procedano di pari passo. Questo è un suggerimento che noi ci permettiamo di suggerire e sarebbe molto positivo se il Governo ne tenesse conto, perché temo che altrimenti le difficoltà invece di ridursi tenderanno ad aumentarsi, anche perché nel corso di questi mesi più volte ci siamo sentiti dire, e anche noi abbiamo sperato che fosse così, che eravamo vicini all'uscita del tunnel, che le cose stavano migliorando e in realtà le cose sembrano non migliorare come ci si aspettava e quindi il problema di indicare in Europa la via della prudenza è, secondo me, una decisione che il governo deve assumere, che non significa tornare indietro, ma non significa neppure andare avanti alla cieca.